interessa molto parlare di Procida. È un luogo serio. C'è una grande forza, un grande interesse. Il mondo che mi appartiene è questo, confinato in questo territorio. Sì, è un'isola, a mio avviso, bellissima, ancora capace di trasmettere suggestioni che ho trovato raramente da altre parti. Nelle architetture mediterranee sarebbe tutto bianco per riflettere il sole. In questo caso, siccome poi è un villaggio di gente di mare, di pescatori, loro avevano questo desiderio, questa necessità di individuare la propria casa da mare, e allora è così variopinto in maniera netta. Procida è l'unica isola del Mediterraneo che ha un livello cromatico, ha una tavolozza cromatica, dei colori pastello di altissimo livello, che è anche la sensibilità dei cittadini di Procida. Di questa architettura qua c'aveva anche una funzione. Praticamente rimanevano le donne e i bambini a terra, gli uomini andavano a mare a pescare, così. Quindi anche tutta l'architettura aveva poi questi spazi esterni di socialità, di condivisione in comune fra le famiglie, no? Le scale erano in comune. Procida è una comunità, soprattutto di marittimi, quindi gente che da sempre ha a che fare con il mare, e da questo rapporto con il mare, con il territorio, ha tratto una positività, secondo me, che non si è ancora persa. Questo è un elemento che da un lato è la collettività in gioco complessivamente e dall'altra la presenza di ciascuno che deve fare uno sforzo. Ecco, forse questo bisogna, in una fase positiva, questo bisognerebbe sollecitare. Le persone che si riappropriano del loro territorio, che tornano a riviverlo.